E siamo con i giovani alla Sierra, giovani già specialisti, ma giovani che hanno intrapreso da poco questa specializzazione. E siamo lieti di avere Erika De Martino qui davanti alle nostre telecamere. Erika è una specializzanda in reumatologia all'Università di Tor Vergata. E chiediamo ad Erika, perché reumatologia, Erika? Perché è fin da subito uno degli ambiti che mi ha affascinato di più della medicina, perché è interessante da tutti i punti di vista, dal punto di vista scientifico, perché combattere le malattie autoimmuni è sempre stata una, soprattutto comprenderle, è sempre stata una grande sfida per la scienza, ma anche dal punto di vista umano, perché i pazienti cronici con malattie autoimmuni sono insomma pazienti particolari che necessitano di essere seguiti nel tempo, e quindi è un tipo di medicina che mi ha sempre affascinato. Quindi Erika, prima ancora di specializzarsi, è già una reumatologa donna. Quindi in questo gruppo cosa trovi, Erika? Beh, sicuramente l'Associazione delle Reumatologhe Donne è sempre un'occasione per confrontarsi da tutti i punti di vista, poi insomma anche dal punto di vista dei rapporti umani sono legata a loro, sia perché sono le reumatologhe che mi stanno crescendo nella mia formazione, ma anche perché sono punti di riferimento per ogni cosa, sia dal punto di vista umano che dal punto di vista universitario, della ricerca. Sono proprio i miei punti di riferimento, le reumatologhe donne. Allora, noi lasciamo Erika adesso a seguire i lavori scientifici che le servono tanto all'interno del congresso, e le auguriamo i migliori successi per il futuro. Grazie, è stato un piacere.